Buongiorno, buongiorno e benvenuti nel canale Arrampicata Golden, canale YouTube chiocciolina Arrampicata Golden, scritto tutto attaccato. Golden sta per Golden Retriever, che sono presenti nel canale. Se vi piace il video iscrivetevi, se non vi piace il video iscrivetevi lo stesso, che comunque mi date una mano. In questo video spiego come costruire un bastone clip a rinvii, o come dicono gli americani, beta clip, beta stick. Beta sta per normalmente le beta, cioè le indicazioni che vengono fornite su una via, ma qui loro giocano su un doppio senso della parola, che significa anche maschio beta, o colui che è più fifone, cos'è, quindi usa il bastone. Vi spiego esattamente come risparmiare 150 euro di bastone, semplicemente andando... Io questo video non è sponsorizzato da nessuno, volevo dirvelo, è sponsorizzato da me stesso, che sono andato alla Brico sotto casa, proprio al negozio Brico, via Cigne, Torino, non so se si poteva dire, ma io l'ho detto, e ho comprato questo. Io ho scelto il 110-190, c'era fino a 290, perché l'altro era più grosso e pesava. Questo è leggero, va benissimo come bastone da passeggio, ha già un aggancio posteriore se dovete tirarvelo sull'imbrago, che tiene, lo provate, è estremamente robusto e tiene. Ha l'estensione qua, rispetto al beta stick che devi svitare e riavvitare, lo so perché a me l'hanno recentemente rubato, per questo che costruisco questo bastone, è molto più facile da usare perché lo apri, lo estendi della di quanto ti serve, non so se si vede, così, e poi semplicemente con la leva lo abbassi, leva, tiri su, tiri giù, lo abbassi. Inoltre, rispetto al beta stick, che ha dei problemi, nel senso che se lo giri in maniera sbagliata non clippa i rinvii, questo è dotato di questa testina mobile. Questo è un bastone per le pulizie, in cima ci potete anche montare un piumino e pulirvi i lampadari. È dotato di questo, che è comodissimo, perché vedi, ruota a 360 gradi, sembra che ruotasse anche di qua, e si può ruotare anche in questa direzione, rispetto al beta stick, vedi, ruota sia così, che è così, ok? Per ora io lo monto dritto, ok? Poi quando tu è comodo. Una cosa che vi do come consiglio: non appena acquistato, con dello svitol lo spruzzate qua intorno, perché lui è abbastanza rigido, tum, si chiude, a differenza del beta stick che tende a reincassarsi, questo non si muove più, è veramente preciso ed è molto molto robusto, l'ho già testato. Poi ho comprato da 120 mm 4 pinze, mi raccomando, non in ferro perché distruggono i rinvii o i moschettoni o quello che volete usare. E ho usato queste, ok? Io queste, poi avrete notato che questo è forato e ha questa specie di poussoir dove si toglie e mette il piumino. Noi invece ci andremo a incastrare questo, facendo attenzione che la parte per aprire, cioè questa, rimanga verso l'alto. Allora, lo incastriamo qua dentro. Poi l'ultima cosa che serve è una di queste reggette. Tutto questo è stato comprato, questo, questo e questo al Brico. Infine della colla. Cosa serve la colla? Una volta incastrato questo all'interno, ok? Ah, forse entra solo così, così, sembra fatta apposta, lo chiudiamo con una reggetta. Io personalmente preferisco queste fascette in acciaio perché sono indistruttibili, ma si possono mettere anche quelle di plastica. Poi, siccome qua rimangono degli interstizi aperti, io ho pensato di metterli dentro della colla, così da fissarlo per sempre, ma forse non la metto, nel senso che se io metto la colla, poi se devo cambiare questa con questa, perché questa si rompe, non posso più farlo, quindi la colla è veramente opzionale. Quindi vado a fare questo lavoro, spingo verso il basso, tienilo, ed è perfettamente incastrato, top. Fatto, a mano, non viene più via. Però io voglio essere sicuro che quando sono in parete e tiro verso il basso questo non rimane su. Allora, cosa vado a fare? Vado a mettere questa reggetta qua. Se ero furbo, ecco, tolgo, infilo prima la reggetta, così non mi tocca neanche svitarla tutta, con un cacciavite a stella. Poi mi ero preparato questo perché io volevo comunque coprire i buchi qua intorno, ma vedo che non ne lascia, praticamente è perfetta. Quindi vado con questo. Apro un po', apro un pochino qua con il cacciavite,
Vado ad aprire questo, ci metto 5 minuti a fare tutto e non serve scotch, nastro, altro. Se lo volete far fisso, riempite prima con la colla il buco, poi lo schiacciate. Io ho deciso di no. Se poi vedo che si toglie, aggiungerò la colla, tanto ne ho 4. E se poi devo levarlo, ricompro tutto. Questo è costato 11 euro, questi 4 euro, la colla, boh, 3, 4, no, 2 euro, no, 4 euro. E direi di aver finito. Insomma, con 15-16 euro lo costruite. E considerando che è nuovo, costa dagli 80 ai 150. L'ho allargata in modo che non tocchi il pissoir, vedi? E mi permette l'inserimento fino al fondo. È importante che questo sia largo, se no non ve lo fa inserire fino in fondo. Quindi allarga, 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 allarga. Ricordatevi così, poi devi trovare la posizione. Vedi che così non entra, così non entra, così non entra. Cazzo, non entra più. Scherzavo, entra sicuro. È entrato prima per così, che è esattamente nella stessa posizione in cui vado a mettere il piumino. Lo schiaccio proprio più forte che posso. Ecco che ho. Poi lo giro nella posizione che voglio, perché gira un po', no? Così, una volta fissato nella posizione che voglio, che per me è la mia posizione preferita, è questa. Posso anche girarlo dritto. No, lo lascerei così. Questa è la sua posizione naturale, ci sta bene, è incastrato al fondo, non viene via così facilmente, anche se io gliela colla gliel'avrei proprio messa. Ma adesso noi schiacciamo qua. Come faccio a evitare che lui esca? Vado a schiacciare sul pissoir con qualcosa di estremamente rigido. Ecco fatto, eccoci arrivati alla reggetta. Un attimino. Come divento uno youtuber famoso, compro un cacciavite elettrico. Meglio, in realtà ce l'ho, ma sto scherzando. Allora, ecco questa che è la fascetta. Fate in modo che non rimanga dallo stesso lato dove poi dovete chiudere questo. Okay? La vantaggio rispetto al Betastick, questo è vabbè, il prezzo, ma ha anche la capacità di tenere rinvii e moschettoni diversi. Il Betastick ha bisogno di rinvii particolari, molto sottili, altrimenti non li prende bene. Mentre con questo posso praticamente clippare qualsiasi cosa. Chiudo, 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 chiudo. Maremma, se mi pianto un cacciavite nella gamba, veramente mi fa malissimo. L'altra volta mi sono fatto malissimo, sì. Se avete un altro cacciavite anche più grosso, potete chiudere. Per appoggiarvi meglio, potete aprire questo, lo mettete dritto, lo metti così e questo è il risultato praticamente finale. Ci darei ancora un paio di strettine, ok? Sta spaccando pure il cacciavite. Per chi scala, sappiate che questa reggetta qua tiene, mi sembra, 300 kg circa, fino a 300-400 kg, quindi e poi non si deforma con la pioggia, no? Non si deforma né col sole né con la pioggia, okay? Comunque l'ho chiusa tantissimo, adesso questo è veramente bloccato duro, è bellissimo, non devo neanche qua. Così vedete che non è che avanza dei buchi, eh. Poi se entrasse la pioggia, una cosa bella rispetto al Betas, questo ha gli scoli della pioggia qua, quindi non è che si bagna, cosa. Mettetegli lo svitol dei giorni prima, non come me che ho messo 5 minuti fa, adesso tutte le mani unte. Lo mettete qualche giorno prima di andare a scalare, se no vi ungete tutte le mani. Ok? Così, così, e vi lascio. Questo è il beta stick finale. Costo finale 16,90 euro per tutto questo. Oddio. 16,90 euro e ho imbrattato la casa di svitol perché ne ho messo troppo. Scusa. Ok? Ve lo lascio qua. In descrizione, no, a parte gli scherzi, vi faccio leggere che cosa ho comprato. Come si chiama? La marca è Lift 8 Click. Lift 8 Click, sembra fatta apposta proprio. Click, e lo vendono già con incluso questo. Importante, non comprate un bastone senza la testa, perché poi per fare la testa è più difficile che fare tutto il resto. Ecco il risultato finale del beta stick o clip stick finito. Tum, tum.
Ho preferito qua aggiungere un po' di nastro per coprire la reggetta in acciaio perché magari poteva dar fastidio alle dita o tagliare, ma non è funzionale, è solo estetico. Tu, fino alla trave. Io prendo rinvii di ogni forma e dimensione, sono il Beta Clip. Li pinzo rotondi, li pinzo quadrati, posso pizzicare anche la corda e passarla attraverso il buco centrale. Sono un beta stick. Portami con te ad arrampicare.